ancora dallo stadio Drago di Donero, siamo in compagnia di mister Biassi per commentare questa partita. Allora, mister, una partita completamente folle. Una partita ad altri tempi la definirei, però sono giustamente il sentimento è contrastante, da una parte dispiaciuto per come avevamo iniziato, dall'altra così sono felice perché vedo una squadra giovane che gioca un gran calcio, oggi ha saputo soffrire nel momento particolare della partita, addirittura siamo rimasti in 9, così abbiamo subito penso qualche ingiustizia, ma non abbiamo mai smesso di crederci, abbiamo fatto più che subito dei gol, penso che ci siamo fatti dei gol, perché tutti hanno c'è lo zampino nostro, tutte cose strane, però mentre i nostri gol penso che sono stati tutti situazione manovrata, spettacolari, quindi bene. Sì, ecco, forse avete proprio mostrato cosa vuol dire essere una squadra giovane con del grande potenziale, no? Un inizio incredibile, 3-0, poi forse qualche ingenuità, qualche episodio di cui magari parleremo, però insomma alla fin fine questo 4-4 siete ancora riusciti a strapparlo nel finale, quindi un punto che in linea di massima ci sta. No, ci sta, una partita ci sta perché poi contro un avversario forte di categoria che non nasconde i propri obiettivi che sono quelli del passaggio in Serie D, quindi venire qua a fare questo tipo di partita è il segnale forte, ma più che altro non agli altri che non ci interessano, segnalo forte a noi perché siamo giovani, come dici tu. Oggi con l'assenza di Bottas, giocando Frank, la media di 21,80, quindi la media bassissima, e quindi bisogna guardare il bicchiere, sono un positivo proprio come carattere, guardo il bicchiere mezzo pieno e quindi cercheremo di riempirlo tutto, non solo mezzo, riempirlo tutto, e quando riusciremo a una partita come quella di oggi che si vince 3-0, si fa spettacolo, finirla 4-1, allora vuol dire che siamo pronti per qualcosa di importante. Adesso fa esperienza. Ecco, accennato ad alcuni episodi arbitrali, Fossano a livello ufficiale si ritiene scontento di come ha arbitrato l'arbitro o alla fine gli errori sono stati forse tanti, ma da una parte e dall'altra? Gli errori non sono stati tanti, perché sono stati tanti purtroppo solo a sfavore, così se poi te li dico tutti, poi magari me ne dici un paio te che sono stati a nostro favore. Io dico a sfavore c'è stato il primo gol subito, che mi sembra del 3-2 o del 3-1, fallo trattenuta sulla maglia di Giraudo, non ha fermato il gioco, non ha fischiato perché gli ha dato regola del vantaggio, ha perso palla, di solito se si concretizza il vantaggio si lascia giocare, non si è concretizzato, devi fischiare. Rapa era già ammonito, quindi se fischia il fallo è obbligato a ammonirlo, e quindi c'è l'espulsione al non so quanto, 10 minuti alla fine del primo tempo, quindi così, e quello è uno. Poi i due falli, i due rossi, i due falli teorici sono uno, che Brondino ha subito un fallo di gioco a gamba tesa di Dutto, invece è stato trasformato perché sta calciando Brondino e niente, Dutto è andato a contrasto, quindi al limite se vuol fischiare fallo, fischia un fallo, ma non fischia, non dà il secondo giallo. E quello di Babacari in mezzo al campo è entrato in scivolata, la palla è andata a 20 metri, l'unico torto che gli faccio a Babacare, che forse è troppo alto magari per i parametri di Savasta, cioè è troppo grosso, diciamo così, magari non è abituato ad arbitrare una tipologia di giocatori, quindi la metto sul ridere perché poi il risultato mi è favorevole. Sicuramente sono onesto, se il risultato mi era sfavorevole su queste cose c'era da arrabbiarsi così, però sono più le cose belle e positive che vedo che non sia i nostri errori che quelli arbitrali. Ultima cosa, ho chiesto anche a mister Caridi, sarà un campionato veramente difficile, complicato e difficile da decifrare perché sono veramente tante le squadre che possono dire la loro e non ci sono avversarie, cioè ci sono tante avversarie anche per i primi posti, ovviamente voi dite ancora quale tipo di campionato farete, però insomma in questo momento c'è grande ressa. Sì, noi non è che non diciamo che tipo di campionato dobbiamo fare, noi siamo la squadra più giovane di due gironi di eccellenza e questo è un dato di fatto. Noi, io l'ho detto prima, l'ho detto anche provocatoriamente, se nessuno vuole vincere, nessuno si dichiara che vuole vincere il campionato, lo vinco io volentieri, nel senso, ma lo vinco giocando, facendo così. Secondo me ci manca
dell'esperienza, certo. Ci mancano degli anni, del vissuto per poter così puntare a vincere un campionato. Siccome di campionati di eccellenza ho avuto la fortuna di vincerne qualcuno e mi ricordo che squadra avevo, ma non avevo una media di età di 21 anni, avevo giocatori di categoria superiore, di grande esperienza e di grande spessore. Oggi sicuramente se venivo qua mi viene in mente una squadra, la Novese, che quando ho vinto, l'Acqua Nera, Oltrino, era più facile che finiva 3-0 perché 3-0 la congelavamo la partita e magari gli espulsi erano due da loro perché c'era esperienza nel gestire certe situazioni. Oggi un po' meno, cioè oggi si è visto tutto, diciamo così, potenziale, potenziale della squadra e si è visto anche che siamo belli e giovani e folli. Il pericolo più grosso siamo noi stessi, l'abbiamo dimostrato oggi. Comunque tengo a precisare che abbiamo fatto la bellezza di 13 gol, sì, in tre partite contro tre squadre fortissime e quindi penso che abbia il suo valore.